tanto per dire, tanto per fare appunto. Scusa. Anno. Io sono felice che coloro che hanno voluto che ci fosse una riedizione di questo spettacolo, scusate, se coloro che hanno avuto il consiglio a presentarlo quando, mi hanno fatto un regalo, perché cose, io ho un bellissimo ricordo di questa piazza, ho il ricordo di un pubblico affezionato, interessato e anche molto ironico, che ha giocato con me l'anno scorso in una serata forse un po' più clemente dal punto di vista delle condizioni atmosferiche, però il vostro cuore la riscalderà, io ne sono convinto, fatemelo sentire questo cuore attraverso le mani. Avete visto che non mi sbagliavo, grande Caltagirone, grande Caltagirone. Naturalmente il saluto di tutti noi cristiani è quello di un saluto d'amore verso San Francesco di Paola, al quale rivolgiamo naturalmente le nostre preghiere. Io ho alcune brevissime raccomandazioni da fare. Come vedete abbiamo sistemato questo campo come abbiamo potuto, e grazie va anche agli addetti ai lavori che hanno avuto la pazienza e la prontezza di farlo. Io vi prego di accompagnare per la manina i vostri figli o i bimbi che sono al vostro seguito, ed evitare che attraversino con le gambine o le manine le transenne, il limite delle transenne. Vi prego di non fare gesti inconsulti al passaggio dei cavalli, di evitare, se avete animali al seguito, che questi possano scappare e fare invasione di campo, di evitare di scattare fotografie con flash, già le poche luci che illuminano il campo sono sufficienti, e per quanto i cavalli siano abituati allo spettacolo, vi ricordo che comunque sono animali e che sono soggetti alla paura. Questo bambino è perfettamente l'esempio di quello che non si deve fare, però sono bambini e il mondo è loro, e quindi loro hanno tutte le giustificazioni possibili. Possiamo sistemare questo scratch dell'amplificazione, e grazie ai bravissimi registi che hanno grande pazienza, grande professionalità e prontezza nel loro esercizio lavorativo. E allora, dopo queste brevi raccomandazioni, stringiamoci tutti, perché iniziamo, ma non possiamo farlo se non prima di aver salutato e aver ricevuto il saluto di coloro che sono i promotori, gli organizzatori, coloro che hanno desiderato, voluto, e con questo suono di campana, in questo quasi gong, io chiedo di raggiungermi al centro del campo. Chiedo a Francesco Arcerito, naturalmente, che è stato il mio primo contatto, all'ispettore Natale Vicino, ecco Francesco, l'ispettore Vicino, e a Nicola Franciforti, che è il responsabile della polisportiva Equestre Caltagirone, che è co-organizzatrice e associazione che si occupa delle attività equestri, promotrice dell'evento. Allora, l'ispettore Vicino e Nicola, se ci raggiungono celermente, così ognuno di voi, Francesco chiaramente saluterà la cittadinanza di Caltagirone, e sarà da overture alle attività equestri che su questo campo da diversi anni ci siamo incontrati. Ecco qua Nicola, ci siamo incontrati sui campi da spettacolo, ci siamo eccolo qua. Siamo diventati amici, la passione per i cavalli ci unisce, tu per il secondo anno hai venuto, per il terzo anno, scusami. E siamo qui per il terzo anno, mi correggi bene, io ti voglio salutare la tua cittadinanza. Noi buonasera a tutti, grazie per la vostra partecipazione, per la vostra presenza, grazie a tutti, grazie, di vostra Nicola. Io vi ringrazio perché sono tutti numerosi presenti, magari un pochettino rispetto a questo. Vi volevo ringraziare per l'attesa, perché purtroppo abbiamo avuto un disguido nel campo, e auguro adesso una buona permanenza a questo spettacolo, che è veramente molto bello, grazie.
grazie Nicola, grazie Francesco, l'ispettore vicino evidentemente è impegnato, ma ne avete fatto le veci. Naturalmente il grazie va a padre Luciano che evidentemente sarà impegnato altrove, non ci è potuto, non è potuto essere qui con noi in questo saluto, ma immaginiamo naturalmente di rappresentare anche il suo sentimento. Vi avevano detto che era con noi anche il vostro sindaco, ma immagino che anche per lui valga la stessa cosa. E allora, cosa siamo venuti a fare qua? Voi cosa siete venuti a fare qua? A vedere i cavalli! Che splendido pubblico! Poche volte mi è capitato di avere una risposta così immediata e così accorata. E allora, perché te ne devi andare? Voi siete venuti a vedere i cavalli. Amico della regia, non ti pare distrarre da nessuno se non da me. Pronto? Aspetta che lo chiamo. Ehi, amico della regia, non ti pare distrarre da nessuno. Ci sei? Il telefono ti prende? Attacca la musica. Dai che si sta scaricando la batteria. I cavalli. I cavalli. Noi uomini. Noi che siamo qui. Quelli che erano qui prima di noi. E quelli che saranno qui dopo di noi. Non avrebbero potuto raggiungere il obiettivo. Potuto essere gli uomini che sono senza di lui, senza quell'animale, si dice comandato dagli dèi o da un solo Dio, perché in qualsiasi religione sia la radice, lui è certamente un animale che viene dal cielo. Quando eravamo piccoli, il suo passo ha interrotto. Noi siamo corsi alle finestre, magari non lo abbiamo raggiunto con lo sguardo, ma ne abbiamo sentito la scia, lo spazio, ne abbiamo sentito l'ombra, e l'indomani siamo scesi giù dalle scale e siamo corsi in strada. Allora lo abbiamo trovato nelle sue stanze, e lì ne abbiamo riconosciuto l'odore, e abbiamo accarezzato il manto di cielo. Come Francesco ci ha salutato, è doveroso farci salutare dal carosello della polisportiva equestre Caltagirone e dai cavalli che lì si cimentano presso il maneggio della polisportiva e qui danno saggio della loro bravura, che sono montati rispettivamente da Lorenzo Arcerito, Salvo Di Benedetto, Desire Morello ed Elisa Dainotto. Un applauso ai giovani della polisportiva equestre Caltagirone. Allora, chiaramente noi siamo messi alla prova da una serie di eventi sfortunati. La musica che ci avete dato purtroppo non si apre.
potete comunque, e sono sicuro che riuscirete, farla sulle note di questa ouverture iniziale che ho fatto io. Grazie, due volte applausi. Della Polisportiva e questa è Caltagirone. Lorenzo Arcerito, Salvo Di Benedetto, Desire Morello ed Elisa Dainotta. Si sono cimentati in un breve ma significativo carosello che è stata ouverture di saluto e di esordio di questo spettacolo equestre. Mentre i ragazzi sono qui e possono naturalmente fare tranquillizzare i loro animali in maniera da raccogliere il saluto, Lorenzo, da raccogliere il saluto dei loro concittadini, ecco, così come l'andaluso grigio moscato di Lorenzo fa, io chiedo, perché c'è un problema di collegamento delle tracce musicali, a Claudio Fonti o chi per lui di portare subito la sua traccia in regia, e la medesima cosa chiedo di farla al signor Emmolo o Carmen. Quindi immediatamente Emmolo o Carmen Caporale e Claudio Fonti o chi per lui immediatamente regia. Ancora un applauso ai ragazzi della Polisportiva che ci hanno omaggiato di questo saluto. E i ragazzi, e se non sbaglio adesso abbiamo il pony, giusto? Quindi della
nota ipoterapia. Questa è una cosa che deve sensibilizzarci tutti, dobbiamo accostarci a questo nuovo mondo perché davvero sta dando degli straordinari risultati dal punto di vista clinico, dal punto di vista della riabilitazione non solo medica e fisica ma anche di tipo sociale. Quindi passiamo direttamente al numero 3 e comunque come vedete avevo detto pony, ma siamo in tema di piccoli, siamo in tema di folletti, mi piacerebbe dire, per rievocare un po' qualche aspetto schiappesco, perché le misure piccole hanno il cuore grande e questi sono davvero due macchiette. Vi presento il Falabella di Alberico Marinero. E allora Caltagirone, applauso ai Falabella!
Grazie, Parabella. Dovete pensare che questi splendidi e dolcissimi cavallini hanno una radice, non riusciamo a risolvere questo specie, no? Hanno una provenienza sudamericana, perché circa un ventennio fa sono stati scoperti da alcuni allevatori e sono provenienti dalle terre dei guapi dell'Argentina e vengono lì allevati, pensate, addirittura in casa, date le loro non solo dimensioni ma anche la loro grande dimestichezza, e sono animali piuttosto da compagnia che da esercizio in questo. Quindi questi sono gli straordinari falabella, che poi naturalmente sono diventati il fuoco meraviglioso e la compagnia straordinaria di molti bambini. E allora grazie della vostra presenza. Siete piccolissimi, ma immagino che abbiate un cuore grande per offrire la vostra dolcezza qui a Caltagirone. E allora, evviva i Falabella, evviva Alberico Veile! E forse compagnia per questo? Allora mi rivolgo a voi sempre, quindi i signori a cui darò le spalle mi scusino già sin da ora. Non sarà mai per mancanza, ma piuttosto per una esigenza di carattere fonico. E allora, erano davvero piccoli questi, vero? No! Quanto sono piaciuti ai bimbi? Non mi basta. Quanto? Adesso sì. E ai grandi? I grandi questa sera sono, ecco, cioè un grande mi ha detto oh, quindi oh, bene, almeno un rappresentante delle voci baritone. Bene, e allora abbiamo visto i piccolissimi, no? Dal ora, cuore grandissimi. Questo il cuore ce l'ha grande, ma anche tutte le altre cose ce le ha grande. Perché adesso sotto il cielo nero di Caltagirone le stelle si rifletteranno sul lucente manto del destriero dei titani, come se lui fosse generato dalla lava che poi in superficie diventa nera e fa nera la nostra terra, il cavallo Frisone sotto la sella della bella e brava Giada Attardo. Oh, una ragazza. Vediamo.
crescendo. Eleganza, potenza e bellezza si sintetizzano in questo binomio. Giada Attardo, eccola qui, splendida su questo stallone di Frisone occidentale, dai crini neri e lunghi. Straordinaria, bravissima e bella, rimani qua perché sei una splendida cornice per il saluto che speriamo adesso di ricevere, anche perché complimenti per il fatto che hai scelto una pandan straordinaria, la tua giacca con i colori delle bardature del tuo cavallo sono in perfetta sintonia. Sì, perché con te che fai da cornice insieme al tuo splendido animale, io desidero che Francesco Arcerito torni qui per chiamare qui a salutarci il sindaco. L'onorevole Ioppolo è qui con noi? L'avevamo già chiamato all'inizio e mi auguro che sia qui con noi perché desideriamo il suo saluto. Sindaco, Ioppolo, è qui con noi? Eccolo qui, eccolo qui, ce l'abbiamo fatto. Attenzione, buonasera. A lei l'onore e l'onere di salutare i suoi concittadini. Ma faccio con piacere stasera, che è una serata particolare per Caltagirone, per i caltagironesi che sono molto devoti a San Francesco. Noi diciamo un santo padre, credo che questo sia il modo migliore per onorare una nostra antica tradizione. Questa è una città ed è una delle cinque città siciliane che ha il senato civico, quindi una delle poche città siciliane, come dicevo cinque in tutto, che hanno una antica tradizione anche per questo. Perché le carrozze senza i cavalli non potrebbero essere trainate. E quando mi è stata sottoposta qualche settimana fa l'opportunità di organizzare questa serata, credo sia la terza edizione, ho immediatamente raccolto l'invito autorizzando tutto quello che c'era da autorizzare, e stasera che la vedo in prima persona vi devo dire che l'anno prossimo la organizzeremo ancora meglio, vero Francesco? La organizzeremo ancora meglio e probabilmente, possibilmente anche in uno spazio che dia maggiore possibilità di visione. Intanto godiamoci questa serata, godiamoci questa nostra devozione a San Francesco. E complimenti a tutti per l'impegno che avete profuso per la migliore organizzazione di questa serata, e grazie a lei per interpretare con questa sua verve la serata, ricordando però che questa è davvero una città che vuole essere accogliente, dinamica, legata alle proprie tradizioni, ma soprattutto legata al proprio futuro, al proprio destino e al proprio sviluppo. Buon divertimento a tutti. Grazie sindaco, le svelerò una curiosità, il mio nome di battesimo è Francesco, per cui io sono nel miglior luogo possibile. Grazie a Giada e grazie a un altro Francesco, siamo pieni di Franceschi. Benissimo. Ma noi facciamo le scale, quindi dal piano terra siamo saliti all'ultimo piano, adesso scendiamo di nuovo un po'. Ora scendiamo di nuovo. Ma la bellezza rimane tale. Perché la bellezza del cavallo è multiforme, è variegata, e adesso la vediamo espressa in un binomio, questa volta a retini lunghe e in libertà,
un binomio straordinario che ha rappresentato, pensate, la Sicilia alla Fiera Cavalli Internazionale di Verona nel talent destinato alle nuove proposte. Sto parlando della brava e ormai bella, si può dire, signorina benché dodicenne, ma prossima a essere una dodicenne. Scusami, Teresa, 2 anni su vecchio, no, per carità, non la voglio fare invecchiare tua figlia. 10 anni, e che io ero abituato che quando avevo 10 anni era tanto, giustamente adesso potevo mettere 80 10 anni. I geni sono un po' modificati. Comunque, applausi a Deborah Calì e al suo meraviglioso talloncino Ligio Moscato. Guarda, sembra di 10 anni. Sempre. Yeah.
non lo chiamare. Secondo me Deborah ha visto qualche bella picciotta. No, io da qui non me ne vado. Sta cercando. Vediamo chi trova. E a questo momento di grande simpatia, oltre che naturalmente di addestramento, ora guarda, io non sono Rosalina, ora ci vado. Ma come dice la mia festa, dice mi vogliamo mandare. Ascoltami cara, l'uomo moderno si è rassegnato, capisci? Anche se tu sei siciliano non la troverai, credimi davvero, come se fosse un albergo. Comandano, questa è una società matriarcale, davvero, vai a casa, ecco, vai a casa e forse troverai un piatto di festa, forse se tua moglie non è al bingo. E allora bene, grazie alla famiglia Calì. No, non è, è l'amico quello lì, no? E quello lì. Il gigante non c'è. E allora? Oh, non c'è bene. Allora, aspettate, devo prendere fiato perché questa è una presentazione importante. Perché è la prima volta che calca, se non sbaglio, il palcoscenico naturale di Caltagirone. Lo fa peraltro con un doppio esordio, sia quello della sua sella e delle sue redini e quella del suo destriero. Quindi è la prima volta, non solo a Caltagirone ma in generale, che questo puledro che è in addestramento presso le sue scuderie da pochissimo, da appena forse 30 giorni, è la prima volta che calca un palcoscenico naturale, quindi il primo spettacolo per questo puledro, ma sembra promettere bene, anche perché devo dire che sotto la sella di questo folle amico o prometti bene. Sto parlando del massacratore di Fernando Vittorio Arrogi, sto parlando degli zoccoli tamburellanti, del tuono che squarcia il cielo, no, non è Bordellino, no, sto parlando che dovete fare? Del re di San Martino, Claudio Ponti. Fu nomara a trovare che la canta in maca.
vieni con me e accomincia a capire com'è inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo di paura, sta cercando e c'è in mare.
discoteca. Del cavallo che ha vinto il premio internazionale destinato alla razza cavallo Frisone. Signore e signori, sto parlando naturalmente dello stallone Essel sotto la sella di Carmelo Embolo. Questo stallone riproduttore presso l'allevamento delle scuderie Embolo, qui presente Carmelo, che non si limita naturalmente solo all'allevamento e all'addestramento del cavallo Frisone, la sua attività allevatoriale spazia, però devo dire che Essel è forse, credo, il tuo miglior prodotto di questo ultimo ventennio.
E mentre Essel in maniera splendida, io vi prego, guardate che statua, un applauso. Questo significa essere statuari. Darsi naturalmente, non so porto su orecchio, è coloniale, quindi di conquista. Quando arrivarono nei paesi del nord, trovarono dei cavalli grossi, rozzi e neri, e anziché dire non ci servono, li importarono, li insanguarono, li migliorarono, e questo è il prodotto dell'allevamento europeo del cavallo frisone. Grazie a Carmelo Remolo. Prima del prossimo numero abbiamo parlato di prodotto allevatoriale e chiaramente che sono caratteristiche del gineto, del cavaliere passionale, del cavaliere spagnolo. Ebbene, lui, oltre a essere un figlio d'arte, ha deciso di incarnare queste qualità. E allora non posso non presentarlo come il bello delle donne, Michel Murgo! Thank you.
è selvatico. Scusami, come hai esordito quando si è staccata la musica? Aspetta, non abbiamo capito. Non ti è capito. Vabbè, siamo sotto la chiesa. No, senza prima chiedo le picciotte. Senza prima. A musica o no? Metti il buco! L'associazione penitenziaria di Caltagirone, Francesco mi diceva che ha l'onore di rappresentarlo e io non sapevo che avesse un reparto a cavallo, quindi sono felice di presentare a voi Francesco e Lorenzo Arcerito in rappresentanza dell'associazione penitenziaria Caltagirone a cavallo. Hey babe, it's me. Listen, me and a bunch of us are going out for Gabby's birthday after work. I'll be out late, so see you when I see you. Okay, yeah, talk to you soon. Love you. Hi, baby. I'm still a little bit alone. Can't wait to come home to you. I'm in a wild mood right now. Hey, it's me. It's gonna be another late one. Thank you.
dialettale, del non c'è due senza tre, i colori diventano una triade, e allora la triade si compone di Damiano Dorato. Stallone e il fratello di Giorgio Giusto, scommetto che pure Marroni, Biancanera e Marroni. Nero al bianco e dal bianco just a cruel existence like it's no point hoping at all. Wondering if I dodged a bullet or just lost the love.
Cesare Caltagirone. Rivolgiamo lo sguardo al cielo! Evviva Caltagirone! Sguardo al cielo! Damiano Dorata! Bene, è arrivato un momento a me caro di questo lungo spettacolo che volge al termine, ma è caro perché? Perché nonostante i cavalli sono degli artisti straordinari, nonostante i cavalli si prestano ai piaceri dell'uomo in maniera fedele, in qualche maniera appassionata, non dimentichiamo che i cavalli sono nati liberi e pertanto sono spiriti liberi. Come Spiriti, il cartone che molti di voi bimbi sicuramente avete visto, e noi non dobbiamo dimenticarlo. E alla fine di tutte le giostre, alla fine di tutti gli spettacoli, dobbiamo ricordarci che lui vuole e vorrà sempre tornare liberi. Noi possiamo solo sperare che ancora una volta lui ci conceda di corrergli accanto. Chi questa sera ci mostra la bellezza della libertà e Michelangelo Calì. No, quello col cavallo bello. Il cowboy. Thank you.
straordinario Michelangelo Achelì, come sempre, con il suo stallone grigio, ed è finalmente arrivato il momento di salutare gli amici della vicina Acate. Il benvenuto a Luigi Cutrera, Simone Cutrera. Ho confuso con te.
cause my feet.